Va ora in onda il culto evangelico valdese. La predicazione di oggi è curata dal pastore Michel Charbonnier. Cari amici, cari amiche, ben ritrovati dagli studi di Radio Bequite Evangelica in questa domenica. E benvenuti. Benvenute fratelli e sorelle, giovani e anziani, benvenuti figli e figlie di Dio. Benvenuti a questo culto nel quale ci riuniamo, ovunque noi siamo, per esprimere davanti a Dio la nostra lode, la nostra supplica, il nostro canto e le nostre preghiere e riflettere alla luce della sua parola su ciò che abbiamo passato, su ciò che stiamo vivendo, sul cammino che ci sta davanti, al quale Dio ci chiama. È Dio stesso che ci raccoglie come un corpo unico, ovunque noi siamo. Ed è Dio stesso che è qui presente in mezzo a noi, ovunque noi siamo, perché lo possiamo celebrare in spirito e verità, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, un solo Dio, benedetto in eterno. Amen. Alleluia, praise the one who set me free. Alleluia, death has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. Then came the morning that sealed the promise. Your buried body began to breathe. Out of the silence, the roaring lion declared, the grave has no claim on me. Dice il Salmo 96, cantate al Signore un cantico nuovo, cantate al Signore abitanti di tutta la terra, proclamate la sua gloria fra le nazioni e i suoi prodigi fra tutti i popoli. Gioiscano i cieli ed esulti la terra, risuoni il nome del mare e quanto contiene, esultino i campi e quanto in essi, tutti gli alberi delle foreste emettano gridi di gioia, in presenza del Signore poiché Egli viene a giudicare la terra. Egli giudicherà il mondo con giustizia e i popoli con verità. Then came the morning that sealed the promise. Everybody began to breathe. Out of the silence, the roaring lion declared, the grave has no claim on me. Jesus, yours is the victory. Preghiamo. Signore, il tuo Figlio è venuto per aprire e tenere aperta la porta che conduce a te, che ci rende vicini e vicine a te, e che ti rende vicino a noi. Tu proteggi i nostri passi, ci precedi e ci accompagni, ci circondi con la tua misericordia che sostiene la nostra vita e che ci fa trovare in te il nostro rifugio e la nostra salvezza. Siamo in luoghi diversi questa mattina, ma ovunque noi ci troviamo, vogliamo mettere la nostra vita sotto il tuo sguardo e vogliamo ascoltare la tua parola, per capire come cantare con la nostra vita un canto che sia veramente nuovo. E quindi ti preghiamo di donarci il tuo spirito e di assisterci con la tua grazia, perché tutte le nostre preghiere, le nostre azioni, le nostre iniziative e le nostre riflessioni abbiano in te il loro principio e il loro senso. Amen. Jesus Christ, my living hope. God, you are my living. Il testo biblico che hai proposto alle nostre chiese per la meditazione di oggi è contenuto nell'Evangelo secondo Giovanni, al capitolo 15, versetti da 1 a 8. Dice Gesù: «Io sono la vera vite e il Padre mio è il vignaiolo. Ogni tralcio che in me non dà frutto lo toglie via, e ogni tralcio che dà frutto lo pota affinché ne dia di più. Voi siete già puri a causa della parola che vi ho annunciata. Dimorate in me e io dimorerò in voi. Come il tralcio non può da sé dare frutto se non rimane nella vite, così neppure voi se non dimorate in me. Io sono la vite, voi siete i tralci. Colui che dimora in me e nel quale io dimoro porta molto frutto, perché senza di me non potete fare nulla.
Se uno non dimora in me, è gettato via come il tralcio e si secca. Questi tralci si raccolgono, si gettano nel fuoco e si bruciano. Se dimorate in me e le mie parole dimorano in voi, domandate quello che volete e vi sarà fatto. In questo è glorificato il Padre mio, che portiate molto frutto, così sarete i miei discepoli. Il Signore benedica il nostro ascolto e la nostra meditazione della Sua parola. Amen. Il tema di questo brano, che si trova fra gli ultimi discorsi di Gesù dopo l'ultima cena, è quello dell'unione di Gesù con i suoi discepoli, del reciproco dimorare. Dimorate in me e io dimorerò in voi, che possiamo anche tradurre con rimanete uniti a me e io rimarrò unito a voi. Per sviluppare questo tema dell'unione, dell'unità con i discepoli, Gesù si serve di una tradizionale immagine biblica, quella della vite o della vigna, ma l'adopera però in un modo nuovo. Nelle scritture di Israele, infatti, il vignaiolo è sempre il Signore e la vigna è il popolo di Israele. Qui, invece, il contadino resta Dio Padre, ma al posto della vigna, cioè di una serie di viti piantate in un campo, abbiamo una sola vite, che è Gesù Cristo. E i discepoli sono i tralci. E quindi è un'immagine che ci trasporta in una relazione più intima, potremmo dire, con Dio. Non siamo un mucchio di piantine da qualche parte in un campo, ma siamo inclusi nella relazione con Dio attraverso Gesù. Ed è anche un'immagine molto personale. La relazione di Dio non è con una vigna, un nome collettivo, ma con ogni singolo tralcio. Ognuno e ognuna di noi è preziosa, è importante. Oggi vorrei condividere con voi quattro osservazioni su questo testo, due in negativo e due in positivo. Due coppie con un lato negativo e un lato positivo, due medaglie di cui parleremo prima del rovescio, del negativo, e poi del positivo, del diritto. Prima medaglia, il cui rovescio è l'affermazione categorica: senza di me non potete fare nulla, come il tralcio non può da sé dar frutto se non rimane nella vite, così neppure voi se non dimorate in me. E questo è un discorso duro, è un discorso che può darci fastidio perché siamo comprensibilmente allergici ai tutori, a chi vuole decidere al posto nostro, in tanti campi, nella società, nella famiglia, nella Chiesa. Ed ecco che ci viene riproposta invece una totale dipendenza. Eppure, ed ecco il diritto, il positivo della medaglia, proprio nel riconoscere questa totale dipendenza da Cristo sta il segreto della vera libertà. Questa totale dipendenza da Cristo è fonte di libertà per tanti motivi e ne voglio sottolineare tre. Il primo, la dipendenza diretta da Cristo senza intermediari ci libera da tutte le dipendenze umane. Se dipendiamo solo da Cristo, non dipendiamo da padroni, politicanti, maestri, leader carismatici, pastori o papi, ma direttamente e unicamente da Cristo, che come la vite per i tralci è la vera fonte di vita,
Ed allora è come dire sono totalmente dipendente dal cibo, nel senso che se non mangio non vivo. Certo, si tratta di una dipendenza, ma è ben diversa dalla dipendenza da altri esseri umani, da altri tralci, da altre dipendenze tossiche. Il secondo motivo, a ben guardare, in realtà il testo non parla di dipendenza, ma di interdipendenza. La frase «dimorate in me e io dimorirò in voi» non va intesa come una frase condizionale. Se rimanete uniti a me, allora io rimarrò unito a voi, ma piuttosto come l'invito a un reciproco dimorare, a una relazione. Gesù ci invita a una relazione, ad un rapporto, potremmo dire, di partnership, in cui non siamo più gli schiavi, ma siamo suoi amici, come leggiamo nello stesso capitolo, perché ci ha fatto sapere tutto quello che ha udito dal Padre, perché ci ha resi quindi coscienti e responsabili, in un rapporto alla pari. In questo senso possiamo parlare di interdipendenza fra Gesù e i suoi discepoli amici. E poi, terzo motivo, questa totale dipendenza da Cristo è fonte di libertà, perché non si tratta né di un'unione mistica, né semplicemente, come potrebbe apparire, di ubbidire ciecamente ai suoi comandamenti. Restare uniti a Cristo vuol dire essenzialmente entrare in una dinamica di amore che parte dal Padre nel suo rapporto col Figlio, per arrivare al rapporto col Figlio, del Figlio con i suoi discepoli, fino al rapporto di amore che deve regnare fra i discepoli e le discepole. Come il Padre ha amato me, versetto 9, così io ho amato voi, rimanete nel mio amore. Lasciarsi coinvolgere nella dinamica dell'amore, che è la dinamica del dono di sé, della gratuità, invece che nella mentalità del calcolo e del proprio interesse egoistico. Ecco in che cosa consiste l'unione con Cristo ed ecco perché il rimanere in Cristo, questa totale dipendenza da Cristo, è fonte della vera libertà. Seconda medaglia. Cominciamo dal rovescio. Versetto 6. Se uno non dimora in me, è gettato via come il tralcio e si secca. Questi tralci si raccolgono, si gettano nel fuoco e si bruciano. Ecco di nuovo un'immagine difficile, negativa, quasi minacciosa. Eppure in realtà non si tratta che di una constatazione. Se non siamo uniti a Cristo e non siamo entrati nella dinamica d'amore che abbiamo appena descritto, e se le parole di Cristo non sono radicate in noi, come è detto al versetto seguente, siamo come un bel tralcio staccato dalla vite, semplicemente si secca. Se pensiamo alla situazione spirituale delle nostre comunità e di ciascuno di noi, dobbiamo chiederci se non assomigliamo, a volte o spesso, a questo tralcio di vite così come lo vediamo oggi. Abbiamo un bel celebrare la nostra storia, o il nostro essere valdesi, o metodisti, o protestanti, o la nostra diaconia. Solo se la parola di Cristo resta radicata in noi, solo se mettiamo in pratica i suoi comandamenti, restiamo radicati nell'amore di Cristo. Siamo dunque chiamati e chiamate a una vita di obbedienza, altrimenti siamo destinati a deperire, a seccare, a restare sterili come il bel tralcio staccato dalla vita, come un giocatore di calcio senza una squadra, come un soldato senza plotone o come una pecora senza il gregge, come abbiamo detto la settimana scorsa. Ma ecco il diritto della medaglia. Siamo chiamati ad una vita di obbedienza, certo, ma questo non significa una vita di sacrificio, di tormento, una vita triste e pesante. Al contrario,
Vi ho detto queste cose perché la vostra gioia sia perfetta, dice il versetto 11. La vita di obbedienza del discepolo e della discepola di Cristo ha sicuramente dei momenti difficili e duri, ma è fondamentalmente una vita di gioia. La prima lettera di Giovanni è chiara quando dice: questo è l'amore di Dio, che osserviamo i suoi comandamenti e i suoi comandamenti non sono gravosi. Insomma, il giogo di Cristo è leggero, perché la vita in Cristo è gioia ed allegrezza. Gioia ed allegrezza di chi sperimenta quella dinamica dell'amore e del dono che dal Padre va al Figlio, dal Figlio si trasmette ai discepoli, a noi, tutti e tutte. E da noi contagia, o dovrebbe contagiare, l'umanità intera. Che il Signore ci dia di rimanere aggrappati a Lui in questa dinamica d'amore, che ci dia di vivere in questa gioia e che ci renda capaci di trasmettere a chi ci circonda il suo amore e la sua gioia. Amen. Spirito Santo, misericordioso. Tu sei la vera vite e il nostro Padre amorevole. Ti preghiamo, Signore, accoglici tra i tuoi rami e fa che restiamo sempre attaccati e attaccate a te, come i tralci della vite, sperimentando la tua grazia. Tu ci insegni, o Dio, a rimanere in te, perché senza di te non possiamo fare nulla. Fa allora che le nostre vite siano radicate nel tuo amore e i nostri cuori, le nostre menti e le nostre mani sappiano portare i tuoi frutti. Frutti di pace, di giustizia e di amore. Aiutaci a portare molto frutto, manifestando il tuo amore nel mondo, così che ogni nostra parola e ogni nostra azione possano glorificare il tuo nome, possano parlare al mondo di te e del tuo amore. E che tutta la nostra vita sia un riflesso dell'amore che ci hai dimostrato attraverso il tuo Figlio, Gesù Cristo, la vera vite che ci ha insegnato a pregarti. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, anche in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non esporci alla tentazione, ma liberaci dal male. Tu hai il regno, la potenza e la gloria, nei secoli dei secoli. Amen. To meet you, may
your fears, and until we meet again, and until we meet again, may God hold you in the palm of God's hand. Andate ora, fratelli e sorelle, certi, certe della benedizione di Dio. Andate e amatevi gli uni le altre, perché l'amore viene da Dio. Annunciate la salvezza di Dio, testimoniate in parole e in opere la sua tenerezza e il suo amore. Rimanete in Gesù Cristo e come i tralci di una vite, ricevete da Lui la vostra linfa vitale e che Dio, il divino vignaiolo, si prenda cura di voi e vi dia di portare frutto, che Cristo Gesù rimanga in voi e vi dia la vita, e che lo Spirito Santo scacci ogni paura e vi riempia dell'amore di Dio. Andiamo in pace per amare e servire il Signore. Amen. Avete ascoltato il culto evangelico valdese. La predicazione di oggi è stata curata dal pastore Michel Charbonnier.